Si terrà sabato 23 novembre a Genova San Pier d'Arena, nella struttura di Music for Peace in via Baleidie, il primo festival della giornata del migrante e della famiglia ecuadoriana. La manifestazione coinvolgerà oltre 40 espositori ecuadoriani con i loro prodotti e i servizi, facendosi così promotori del turismo, della gastronomia e dell'artigianato. L'apertura degli stand è prevista per le 10 e la cultura del paese sudamericano sarà protagonista con un programma artistico di folklore e musica. Saranno infatti 6 gli artisti che si alterneranno sul palco durante la giornata. Il console generale dell'Ecuador a Genova, Oscar Izquierdo, invita tutti i cittadini ad assistere alla manifestazione. Un cordiale saluto del Consolato Generale dell'Ecuador a Genova. Nella mia qualità di console generale, sono lieto di invitare tutti voi al primo festivale della giornata del migrante e la famiglia ecuadoriana, un evento di integrazione unico e storico organizzato dal Consolato Generale dell'Ecuador a Genova. Il primo festival della giornata del migrante e la famiglia ecuadoriana si terrà sabato 23 novembre 2024 dalle 10 della mattina alle 4 a mezzo presso Music for Peace via Baleidie 60, zona San Pier d'Arena, ad ingresso gratuito. Al festival parteciperanno oltre 40 espositori ecuadoriani con i loro prodotti e servizi, diventando promotori del turismo, della gastronomia e dell'artigianato dell'Ecuador. Ci sarà anche un programma di promozione culturale dell'Ecuador che permetterà di proiettare l'immagine reale della comunità ecuatoriana residente nella giurisdizione consolare. Non perdetevi questo evento storico e unico a Genova, dove potrete trovare profumi, sapori, colori e tradizioni dell'Ecuador. Vi aspettiamo. Il primo festival della giornata del migrante e della famiglia ecuadoriana è una grande occasione di promuovere l'integrazione sociale e culturale tra Ecuador, Genova e la nostra regione. Oggi gli ecuadoriani in Liguria sono oltre 14.000 e rappresentano il 22,9% della popolazione di questo paese in Italia.